Majakovskij, dove sei? Potrei venire a prenderti alla stazione. Potremmo parlare del tempo sulla strada del ritorno. E se verrai in autobus potrò aspettarti al capolinea e nel caso trovassi abbastanza denaro da venire in aereo mi alzerei presto e ti aspetterei. Non dirmi, caro Vladimir, che hai perso il mio indirizzo e che non verrai né domani né mai. Io continuerò ad aspettarti, perché ci sentiamo tristi qui e altrove, in Europa o in California. Sappiamo tutti che la tua rivoluzione fu sanguinosa, ma ora il mondo sanguina e non c'è alcun cambiamento, alcuna speranza in vista. Sei sotto i nostri piedi, Majakovskij. Nel caso le tue ossa si siano tenute ancora insieme, malgrado gli anni. Lascia che ti informi che i poeti stanno lasciando le loro camere. Centinaia, in cerca di te, in ogni treno, aereo e automobile. E di notte, nei porti.